Oggi vi mostriamo una specie di coleottero molto molto interessante. Probabilmente avrete già visto i video sullo scarabeo rinoceronte e sul cervo volante. Oggi invece diamo un'occhiata al cerambice della quercia. Il cerambice della quercia è un altro grande coleottero, diciamo uno dei più grandi fra quelli che si trovano nei boschi italiani, e ormai è una specie piuttosto rara, tanto che è una delle poche specie di insetti protette. Qui abbiamo due esemplari che in realtà non si somigliano molto, sono un maschio e una femmina. Il maschio è questo qui, quello che ho sulle mie mani e che ora lasciamo sul tronco. Si distingue dalla femmina per le antenne che sono molto più lunghe e le dimensioni del corpo più ridotte. Ora, questa è una caratteristica tipica degli insetti. Normalmente le femmine sono più grandi perché devono deporre le uova, mentre i maschi hanno le antenne lunghe perché devono percepire i feromoni emanati dalla femmina, una specie di odore che gli insetti lasciano e che gli permette di trovarsi anche a grandi distanze. Il rumore che forse sentite è una strategia che hanno questi insetti di difendersi. È uno stridio che viene prodotto con le ali quando l'insetto si sente minacciato, come in questo caso. E dovrebbe spaventare i predatori. Se uno non se l'aspetta, l'insetto lo molla immediatamente. Chiaramente non è un insetto che crea danni al bosco, perché danneggia alberi che ormai sono alla fine del loro ciclo vitale. In città può creare qualche problema negli alberi storici, quelli dei parchi, e solo in quei casi infatti si interviene cercando di controllare la popolazione, perché il risultato dell'attività del cervo volante è che i rami e il tronco si riempiono di grossi buchi e quindi l'albero diventa fragile e può essere anche pericoloso. Magari con una giornata ventosa, una nevicata, poi l'albero si spezza e se siamo nel bosco non succede nulla, mentre in un parco cittadino ci possono essere dei problemi. Gli inglesi chiamano questo insetto longhorn beetle. Queste in realtà non sono corna, ma sono antenne. Le antenne permettono agli insetti di percepire odori che noi non possiamo nemmeno immaginare, e inoltre sono organi di tatto. Infatti vedete che se io le sfioro, l'insetto li ritira. Oh, vedete che questi due insetti non sono molto attivi. In realtà si muovono essenzialmente di notte, quindi il giorno stanno nascosti, stanno fermi. Noi li abbiamo messi qui su questo ramo per mostrarveli, ma loro si azioneranno durante la notte.